Una festa arrivata a 68 anni di età, entrata di diritto già da tempo nella tradizione pesarese. La mostra Mercato dei Fiori e delle Piante Ornamentali si conferma anche per quest'autunno, coinvolgendo circa 20 espositori e presentando una grossa novità rispetto alle sue 67 edizioni precedenti. Visti i lavori di rifacimento della pavimentazione di Piazza del Popolo, location che da sempre ha ospitato la fiera, per quest'anno la mostra si trasferirà in Viale della Repubblica per 4 giorni, da sabato 1 a martedì 4 ottobre. Grande fiducia sulla partecipazione di pesaresi, non solo da parte del rappresentante degli espositori florovivaistici Franco Florio, nonché titolare del Garden Center Florio. Penso che la città ci possa sicuramente seguire, verranno a visitarci di sicuro in Via della Repubblica. È una tradizione che Pesaro, ormai sono a 68esima se non sbaglio edizione, è una, cioè, la festa della Mostra dei Fiori a Pesaro non c'è un pesarese che non viene, quindi diciamo c'è stato sempre tantissimo afflusso, pensiamo che quest'anno sia uguale. E il nostro settore, diciamo, sta cambiando molto, ci stiamo rinnovando tantissimo, abbiamo tantissime proposte per l'autunno, anche diciamo, le nuove coltivazioni di piante stanno cambiando, sempre più piante autunnali resistenti al freddo, meno acqua alla siccità. Quindi non solo il classico ciclamino, che ce n'è tantissimi, noi ne produciamo tanti, ma anche tanti altri miei colleghi che ne hanno. Abbiamo, diciamo, modo di trovare tantissime piante, e quindi diciamo, le novità ci saranno anche a livello di piante, tantissime piante d'esterno anche nuove. C'è un buon rinnovamento anche del nostro settore. Noi per esempio come azienda adesso presenteremo nuovi terrari, sono le nuove composizioni di piante, ci sarà un tantissimo assortimento di piante grasse e esemplari, quindi diciamo c'è tanto da vedere e troverete molto. Ci sarà la presenza anche della scuola agraria, che dicevo prima, che per noi è molto importante sul nostro settore, dove nascono i nuovi florovivaisti, e saranno anche loro presenti con un bello stand, quindi diciamo c'è molto. Se deve fare una scommessa, quale sarà il fiore che proprio andrà di più? Il fiore che va di più è il classico, uno a comprare il ciclamino alla festa dei fiori, quello è. Però sta cambiando, molte gallune, tanti, cioè sta cambiando anche il modo di acquisto, quindi si compreranno tanti ciclamini, ma tanto di altro. Insieme ai florovivaisti abbiamo fatto degli incontri durante il periodo estivo, dove appunto abbiamo cercato la location migliore, più vicina al centro storico, per appunto ricordare anche in modo che i cittadini con facilità riescano a raggiungere la fiera. È una fiera, comunque, come hai detto giustamente, 68esima fiera dei fiori, è un evento risentito dalla città di Pesaro, e anche per questo abbiamo voluto allungare le giornate, farla in 4 giorni, perché era fondamentale che ricadesse nella giornata di San Francesco.